Buon pomeriggio amici di Linea Diretta, un bel titolo oggi abbiamo preparato per stare un attimo assieme, quando l'economia è generosa. In questi tempi, soprattutto qui nel Trevigiano, nel Veneto, oggi che l'economia è tanto rapace, mi riferisco alle banche, c'è anche chi fa un'economia generosa. Com'è per parlare di questo e cogliamo lo spunto da un progetto molto importante della sinistra Fiave, il progetto Policino, ma poi non lo vedremo nei particolari, com'è c'è Giuseppe Masetta che è il direttore della fondazione, che ha un nome strano questa fondazione, Fondazione Comunità Sinistra Fiave, no? Ecco, cos'è questa comunità intanto? Certo, fondazione di comunità innanzitutto perché nasce dentro la comunità e per la comunità. Sinistra Fiave perché i componenti sono gli abitanti dell'Ulss7, quindi ha una definizione locale, ma il concetto di comunità è proprio perché nasce al proprio interno per curare gli interessi di tutta la comunità. E poi c'è Mario Dalla Riva che è il direttore marketing, responsabile marketing dell'Alteria Sorigo. Ben trovato. Protagonista poi di questa economia sociale, ma che io preferisco chiamare generosa. È un aggettivo simile, però diverso, perché non è più un discorso generico di socialità, ma di generosità vera e propria, cioè un atto vero. E poi vedremo, io pensavo un altro titolo per verità a Mario Dalla Riva, era un centesimo di bene, ecco. Ma prima di parlare di questo centesimo di bene che ogni cittadino può fare tutti i giorni, torniamo con Giuseppe Masetta per parlare del progetto Policino. Cos'è questo progetto? Il progetto Policino è uno dei tanti progetti che abbiamo pensato assieme appunto a delle componenti della comunità, in questo caso la Latteria di Soligo, per creare la situazione che gli abitanti, consumando un prodotto che è in tutte le case. Ecco, infatti vorrei, se la regia lo consente, far vedere queste immagini che abbiamo qua. Poi, no, lascia perché cade tutto quanto. Ecco, queste immagini qua, ecco, dove che, è esposto un cartellone che riguarda Policino e poi questo contenitore di latte. No? Ecco, continuiamo col progetto Policino. Perché i nostri abitanti, acquistando appunto, come dicevo, il latte che tutte le famiglie entra e quest'anno anche la casatella, la Latteria di Soligo destina una piccola quota, piccola sì, parliamo di centesimi, però su quantità enormi, le destina, le gira alla Fondazione di Comunità che poi noi le impieghiamo per aiutare appunto il centro antiviolenza in questo caso. Mentre l'anno scorso già con la Latteria di Soligo avevamo messo in piedi un'altra operazione che si chiamava Policino, dove il centesimo che tornava alla fondazione è stato impiegato per sostenere una comunità di giovani con handicap. Quindi gesti di solidarietà destinati a progetti precisi mirati. Cioè, io so che comprando un litro di latte o una casatella so che do un centesimo a fin di bene. Ecco da qui il titolo che vuole fare, un centesimo di bene. Ecco, spieghiamo un attimo come accade questo, Mario Dalla Riva. Beh, allora, perché la Latteria di Soligo ha aderito? Perché sta sostenendo queste iniziative? Perché è nel suo DNA di essere una rete di imprese, ci sono gli agricoltori alla base, è una cooperativa e nel mondo agricolo. Anche Veneto Banca era cooperativa. Perfetto. Nel nostro caso, tutte le aziende agricole, nel mondo agricolo vige il principio fervido, fecondo della solidarietà. Io do una mano a te, tu dai una mano a me. Ecco che allora. Questa è cooperativa, vero? Tanto per. Sì, noi abbiamo cercato e stiamo cercando di portarla all'attenzione di tutti. Come diceva il direttore Masetta, non si chiede niente a nessuno, si chiede solo ai consumatori del nostro territorio di privilegiare quei prodotti frutto della cultura del nostro territorio, perché la cultura non è solo la capacità di produrre, ma è anche capacità di relazionarsi, capacità di dialogare, capacità di riconoscere nell'altro la persona che è più svantaggiata e che ha bisogno. Ecco che allora il mondo agricolo, di fronte a queste tematiche,
destina una parte del coso. Quindi il consumatore privilegia i prodotti di Latteria di Soligo, e nel nostro caso siamo partiti con il latte l'anno scorso. Quest'anno abbiamo aggiunto la casatella trevigiana perché nasce nel nostro territorio, abbiamo aggiunto anche la mozzarella specialità tradizionale garantita, tre prodotti emblematici della cultura casearia della Latteria di Soligo, e diciamo, sceglieteci. Se ci scegliete, mangiate bene, mangiate sano e aiutate le persone che hanno più bisogno. Questi soldi sono raccolti e per quest'anno, con l'operazione, è sempre una raccolta di fondi, quindi Pollicino dà il significato emblematico di raccogliere un granellino per percorrere una strada, un granellino d'otto. Finisco. L'abbiamo chiamata assieme Progetto Alice, nel mondo di Alice, perché è la fiaba. Ogni donna è felice, perché non è giusto che ci siano donne che anche nel nostro territorio, che ha tutti i suoi grandi valori, subiscono quotidianamente delle violenze, soprattutto in casa. E allora Giuseppe Masetta ha spiegato bene che quest'anno i soldi saranno destinati a un centro di ascolto delle donne in difficoltà che ha sede a Vittorio Veneto. Quindi in concreto, chi compra uno di questi... aiuta, costituisce un fondo. Centesimo. Così chi compra una casatella che vediamo là esposta ad Aragon. Com'è che si raccolgono questi fondi? Come avviene questa, come si concretizza questa generosità? Beh, noi la prima campagna in assoluto che ha anche caratterizzato la nostra fondazione è la famosa campagna delle noci, che abbiamo iniziato ancora 4 anni fa, attraverso tutte le organizzazioni di volontariato del territorio, i comuni, le cooperative, i sportelli di Banca della Marca. Stiamo vendendo oltre 130 quintali di noci Lara. E che sono noci poi della Sinistra Piave, sì, no? C'è un famoso nocento cooperativo, anche quello mi pare. Esatto, no? È della diocesi di Vittorio Veneto, per la precisione, che chiaramente ce le assegna a un prezzo calmierato e di favore. Noi sulla vendita, quella è l'operazione che raccogliamo il grosso del nostro denaro. Però adesso stiamo sviluppando tante altre iniziative, tipo questa: chi va a mangiare la pizza alla pizzeria da Gennaro, chi va a mangiare il nuovo ristorante del bio di Ariele di Conegliano, chi... i ragazzi che portano l'olio esausto alla Savno, e diverse e plurime iniziative dove si porta a casa quel famoso centesimo, e dove un'altra è quella delle ceste di Natale confezionate con 4 prodotti del nostro territorio, tra cui anche la Latteria di Soligo, che noi stiamo proponendo alle aziende, dove anche là non un centesimo ma diversi euro vanno alla fondazione e costituiscono quella raccolta che poi mettiamo a bando a favore delle associazioni di volontariato che mettono in piedi progetti a favore delle situazioni svantaggiate. Come mai la Latteria Soligo entra in questo circuito virtuoso, in questa azione di solidarietà e di generosità? Prima abbiamo un consiglio di amministrazione guidato dal nostro presidente Lorenzo Bruniera, che ha, non lo so, io li ammiro a dire la verità, perché veramente non abbiamo, la cosa è nata, si sono parlati i grandi capi, hanno detto facciamo questo percorso assieme, perché riteniamo che anche il rapporto con il consumatore, perché poi alla fin fine noi spingiamo perché preferiscono i nostri prodotti, il rapporto con il consumatore non è dato solo dalla bontà del prodotto, dall'immagine del prodotto, dalla pubblicità, ma il consumatore si sta chiedendo chi lo fa, come lo fa, che rapporto ha. Tante volte ci sono dei grandi marchi, belli, 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 ma dietro non c'è niente. Quindi si va al di là della pubblicità qua. Si va al di là della pubblicità, si va a chiedere la partecipazione a dei progetti formativi, a dei progetti educativi, a dei progetti sociali, perché alla fin fine non c'è più da una parte chi vende e da parte chi compra. Tutti siamo attorno a una tavola, che è il nostro territorio. Se vogliamo star bene, tutti devono star bene. E chi ha un piatto in più grande, dà... Si dice sempre, zonta
un posto a tavola. Bravo. Una carica a tavola. Sì, sì. Ecco. Però un conto, ma l'hanno fatto per convenienza. L'hanno fatto per Ti spiego anche perché. Ecco, l'hanno fatto per convenienza. Quindi slarghiamo sempre. Perché loro l'hanno fatto per convenienza, hanno una visione lunga, perché con questa operazione hanno arricchito il loro prodotto di una grande idea, e quindi è un grande arricchimento che stanno dando al loro prodotto, una grande idea, e passare un'idea. Una differenza è scambiarsi un euro tra me e te, rimaniamo sempre con un euro, ma se ci scambiamo un'idea abbiamo tutti e due idee, e quindi loro veicolano una grande idea. Lei sa, Giuseppe Masetta, che mi sta un attimo sopra, io la conoscevo come direttore cinico e baro di banca, no? E la sento così generoso, così ricco di pathos, di umanità. Ecco. Vuol dire che c'è un'economia anche che sa capire l'uomo in sostanza. Certo, ci sono ancora tante brave persone, noi dobbiamo andare a sollecitare quelle e non dar spazio a chi invece magari è totalmente rivolto verso se stesso, verso l'utile, verso il guadagno, verso l'utilità, perché quello inaridisce. Però a questo punto la domanda di autorità gliela faccio. Come mai tanti istituti di credito, anche cooperativo, ecco, ma comprese le cooperative grosse, che sono le banche popolari, hanno avuto questa deriva prettamente speculativa, più ai danni dei soci che a vantaggio dei soci? Lei che è stato per anni direttore molto autorevole, ripeto, perché io lo dico, non è facile, è più difficile fare una buona banca cooperativa che non una SPA, e quindi credo che, come tutti abbiamo le nostre debolezze, si dice la carne è debole, e quindi nel tempo queste enormi masse di denaro e collegamento con un'economia che non sempre è sorretta anche da valori e dall'anima, un po' hanno perso un po' la stella polare, credo, ste popolari, poi queste dimensioni, e quindi non hanno saputo autoregolamentarsi e caratterizzarsi appunto anche loro di queste grandi idee che andavano veicolate assieme al prodotto, che in questo caso era prodotto denaro, delle grandi idee, e quindi sono dovuti intervenire. Ai buoni padri di famiglia, ai quali noi pensavamo di affidare le nostre piccole risorse, sono stati degli uccelli rapaci che hanno rapinato, no? Questo un po' è quello che si sta verificando. Beh, adesso criticare è facile, io mi astengo totalmente dalle critiche, piuttosto sono tra coloro che vorrebbero sollecitare le parti buone, quindi bisogna che queste cooperative, perché siano vere cooperative, devono essere partecipate dai soci, da tanti soci buoni che sappiano riapplicare anche a questi, nella nostra epoca, la famosa moral suasion, il controllo morale. Devono stare i soci vicini alla loro azienda e verificare che la missione, la stella polare, non si perda la strada, ma che il prodotto, ripeto, sia sempre accompagnato e sorretto dai grandi valori del territorio, delle persone, e questo è fondamentale. Quindi io sono per sollecitare questa parte buona più che criticare la parte che non è stata buona. Quindi concetti, guarda, arrivo questi qua, cioè tornare un attimo. Dobbiamo tornare. Dei padri, ecco. Allora, lo spirito dei padri. Ma tutto questo concetto qua nasce, mondo delle cooperative, perché c'è stato un grande trevigiano, è stato Giuseppe Tognolo, il quale ha elaborato la filosofia e la pratica dell'economia sociale, che divenne Vangelo, come enciclica di Leone XIII, la Rerum Novarum del 1891, dove dice: nell'economia bisogna fare i soldi, ma tutto deve essere funzionale alla figura dell'uomo. 5 elementi, perché è stato uno dei padri fondatori della Lotteria di Soligo, a 5 elementi. Santoniolo è stato uno dei padri, l'ispiratore, e scrive: la Lotteria di Soligo raccoglie il latte dai soci, dai produttori, e le paga il giusto prezzo. Già i termini sono eclatanti. Secondo, li trasforma tutto il latte in prodotti perfetti, quindi pensa al consumatore per portare del bene, perché allora morivano il 50% dei bambini, morivano per gastroenteriti dovuti alla sporcizia del tempo. Terzo, aiutare gli allevatori a migliorare le competenze. Quarto, devo portare i prodotti nel mondo, perché devo condividere. E dato che era un economista che insegnava sociologia e economia a Pisa, dividere fra i soci gli utili della gestione. Io non trovo in nessun libro la definizione di scopo o di mission, che adesso si usa all'inglese, di mission di un'azienda.
quattro elementi fondamentali. Noi abbiamo un semplice compito di poter portare avanti, come dice Masetta, la cultura del pensiero, perché dietro ad ogni azione, sia pura anche venale, c'è un pensiero, c'è una filosofia, c'è una scuola. Basta, però ha visto, siamo partiti da bellissimi orizzonti e siamo crollati nel fango più putrido, no? Nella palude, ma non è questo il tema, ma si prestavano questi discorsi agli seri. No, dobbiamo tornare anche ai valori. Dobbiamo che la gente capisca un attimo da dove siamo partiti, dove siamo approdati e per tentare di risollevarci, no? Masetta, no? Ecco, lei lascia la banca per la solidarietà, ecco, facciamo un po' questa piccola parentesi, diciamo, così anche personale, no? Sì, perché io ci ho sempre creduto e anche durante i miei anni di lavoro ho cercato di tenere sempre assieme alla banca anche l'attenzione verso le associazioni, verso la stessa ULS che avevamo collaborato per varie iniziative, le risorse del territorio, perché una banca locale, se il suo lavoro principale è il denaro, la finanza, l'economia, ma se è una vera banca locale deve avere a fianco a questo anche l'attenzione appunto per la persona, per le situazioni del proprio territorio, per le associazioni o i collegamenti, le realtà, le virtuosità del territorio, dando due denari, magari gli ultimi due, a quelle risorse che messi là si moltiplicano, mentre se devi sempre pagare tutto e tutti, è una maniera per affiancare queste persone che mettono a disposizione il loro tempo gratuitamente con due lirette, come dicevo, si moltiplicano quelle due lire là. E quindi la preoccupazione che dobbiamo avere è che il denaro non comandi sull'uomo, ma sia l'uomo che comandi sul denaro. È tutta là un po' il segreto delle banche, soprattutto la responsabilità delle banche locali, delle loro origini, del loro sviluppo. E quindi io credo che oggi, per fortuna, abbiamo tanti capitani coraggiosi di impresa. Oggi avremo bisogno anche di qualche capitano di idee. Accennava prima a Toniolo, ma a tante altre risorse anche in politica nel passato che avevano dei grandi valori. Oggi, secondo me, ci mancano, vicino ai capitani di impresa, dei capitani di politica sarebbe, perché la politica con la P maiuscola, la politica con la P maiuscola ha proprio bisogno di quel tipo di persone là. Aspetta, sì. Masetta, facevo una sottolineatura che mi preme. Mi piace, aspetta. Anche questa è cultura seria, riscoprire questi modi simpatici di parlarti e di interromperci. Aspetta. Masetta faceva un riferimento che è quello che i soci devono vivere la propria. Non possiamo, ecco, questa è un'attenzione che noi come Latteria di Soligo stiamo perseguendo. La Latteria di Soligo, i soci nostri che sono 200 distribuiti fra Veneto e Friuli, partecipano, dobbiamo coltivarla la partecipazione, dobbiamo far sentire che l'azienda è loro, quindi non devono aver paura dei grandi progetti, ma devono solamente avere il coraggio di discutere le idee che di volta in volta emergono dallo stare insieme. Due segnali solo, l'anno scorso abbiamo fatto, proprio per dire noi ci siamo, abbiamo fatto il calendario con le belle facce delle nostre grandi famiglie. Il calendario 2015 è stato caratterizzato dalla presenza del socio. Ma il socio non è un numero, il socio è un valore, porta ricchezza, porta povertà, ma povertà anche perché vuol dire che ha bisogno di maturare anche lui determinate convinzioni. Allora, se sei unito, se tutti condividono l'idea, puoi conquistare il mondo. Puoi conquistare il mondo. Masetta è un entusiasta, è riuscito a far convincere 28 comuni dell'ULS, lo prendevano per matto. Per fortuna che è scritto a manicomio, è scritto a Palefora. Ma ci vuole un pizzico di sacra follia per fare queste cose, perché se uno si mettesse all'inizio di fare un progetto del genere, pensare come gestirlo e con quali obiettivi, quali risorse, beh, credo che si fermi in partenza. Quindi un pizzico di sacra follia ci vuole. Finisco per dire, troviamoci tutti alla Fiera di Santa Lucia, perché è il punto di incontro fra consumatore, mondo agricolo e mondo del sociale. Di che protettrice Santa Lucia? Di IOCI. Perfetto, così guardiamo il futuro. Vedere il futuro. Ci troviamo domenica, sabato prossimo, sabato 12, domenica 13, lunedì 14. Il momento clou sarà la presenza
durante l'inaugurazione con tutte le autorità del caso, ecco che allora là tireremo le somme di questa esperienza. Prima il nostro Angelo Squizzato dice: ma come si concretizza? Noi abbiamo stabilito che nel periodo ottobre-novembre fino a metà di dicembre, quello che riusciamo a raccogliere, un centesimo lo destabiliremo. I numeri li tiriamo fuori la prossima settimana, ecco, sperando che siano di più dell'anno scorso. Con questo centesimo l'anno scorso, quanto avete raccolto? Curiosità. 13.000 euro. Una 15.000 euro. No, è poco, è 15.000 euro. Per certe associazioni consentono l'attività di soprattutto vivere. Soprattutto se poi tu questi li metti, come dicevo, in mano a un gruppo di persone che dedicano il loro tempo, che mettono la loro intelligenza, imprenditorialità sociale, questi denari si moltiplicano. Tu riesci a risolvere un problema da 100.000 con 15.000 euro lavorando così, perché non devi pagare le persone, e quindi quei 15.000 euro messi in quell'organizzazione si moltiplicano e risolvono un problema che alla comunità, al comune, alla provincia costerebbe 80-100.000 euro. E poi è cascato qualcosa, non importa. Sì. Sono tutti un po' provvisori, no? Senta, Mario Dalla Riva, questo qui è un modo. Oggi ragionavo con un mio amico artista della vostra zona, un Tiziano D'Agostino, e parlavamo appunto della proprio di questo progetto che devo dare in trasmissione, parlare di questo. Bene, dice, è anche un modo, dice, per valorizzare il territorio, questo qua. Quindi questo tipo di iniziativa di solidarietà è anche un modo per valorizzare il territorio, cioè sì, mettere assieme le risorse artistiche, produttive, turistiche, cioè mettere assieme il territorio per valorizzarlo, no? Allora, questo è un esempio per valorizzare, perché dietro a un litro di latte fresco, di alta qualità, dietro alla casatella trevigiana, ci sono le aziende agricole. E me ne deve dar atto Beppi Masetti, che tutti i nostri piani industriali di sviluppo, di successo, di conquista del mondo hanno utilizzato il patrimonio primo, che è la nostra terra. Oggi noi agricoltori stiamo combattendo una battaglia improba, difficile, ma non vogliamo perderla, contro il grande mondo della produzione latte a livello mondiale. Però abbiamo un handicap, il costo della terra. Il costo della terra per produrre gli alimenti, perché non possiamo parlare di prodotto tipico se io ho la vacca in stalla e sono costretto a comprare la soia sul libero mercato. L'ideale sarebbe poter disporre dei terreni. E qui ecco il grande punto interrogativo. Ma negli ultimi 30 anni qual è stato l'indirizzo? Adesso scopriamo che con il prosecco stiamo bene, con i formaggi stiamo meglio, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quando era possibile dedicare 50 ettari ad escavazione per costruire case, che oggi solo a Montebelluna ci sono 1.000 appartamenti in più? Questa è la storia. Questa è la storia. Allora, ritorniamo ai sani principi e ai sani valori. Ci deve essere una grande economia come quella americana, come quella francese o come quella tedesca. Sono economie dove il ruolo dell'agricoltura ha un proprio peso, non è sottovalutato. Masetti, cosa dici? È l'economia reale, la terra, no? La terra tira in terra, cioè ci consente di restare con i piedi attaccati alla terra, ragionare e non volare, no? Ed è il territorio, anche diciamo prima, che certo, è il territorio. Adesso, vedi, bisognava capire prima e creare le condizioni e le premesse perché i giovani rimanessero, perché si creasse anche un reddito anche in quel settore là. Invece la facilità di creare reddito in maniera alternativa, non anche senza avere l'attenzione alla persona o al territorio o all'ambiente, tutto questo è risultato molto più facile. E come dicevo prima, la carne è debole, ci si è buttati tutti di là accorgendosi, come per sempre, fine, in ritardo. Per fini Vaticano, sì, la carne è debole, no? Sì, accorgendosi sempre tutti, come al solito, in ritardo. Adesso bisogna recuperare, e magari per recuperare si rischia poi alle volte di andare anche nella parte opposta, perché adesso anche questa mania esagerata del prosecco, tutti, anche chi non ha la minima cultura di agricoltura o quant'altro, tutti sul prosecco adesso. Probabilmente questo è un rischio che io intravedo, che potrebbe nel futuro compromettere anche quel settore. Non solo, Mario, ma per riprendere il discorso di cultura, noi abbiamo allontanato i giovani dalla terra.
ha fatto il possibile stiamo tanti. Diceva il grande Petrini, Carlo Petrini, sì, diceva, ha fatto un discorso molto, mi ha colpito, dice, guardate, dice che oggi chi bravissimo produce radicchio, chi produce bravissimo latte, non sono più i veneti, ma sono gli indiani, sono i lavoratori, sì, sì, sì. Cioè, la terra nostra non è più prodotta da veneti. E io poi ci ho pensato un attimo, io che visito, faccio questa rubrica agricoltura veneta, quindi visito sistematicamente, non trovo più operai nostrani. Questo è vero. Soltanto stranieri. Però dobbiamo guardare anche, essere anche ottimisti, perché lui diceva dobbiamo stimolare le menti, le buone menti che abbiamo. Sabato abbiamo avuto Petrini al premio Mazzotti. Ha fatto un bel discorso. Tu c'eri? No. Sì. E poi ha fatto un discorso. Noi abbiamo sostenuto. Mi è piaciuto molto. Perché anche lì si parla di cultura, lo scrivere, i giovani. Io sono rimasto sorpreso che ragazzi di 14-15 anni scrivono racconti. Dobbiamo parlarne, perché lo scrivere aiuta, apre la mente, aiuta a leggere. E noi, il presidente Bruniera lo ha sostenuto fortemente, perché dobbiamo incidere sulle coscienze. Lotteria ha sostenuto anche il premio Gambetta. Abbiamo sostenuto il premio per il primo anno e abbiamo fatto una bella esperienza di promozione culturale del sociale, perché sono stati premiati ragazzi del nostro territorio. Certo, no, e lui Petrini ha detto. È un grande comunque Petrini. Abbiamo 5 minuti di tempo soltanto per chiudere. Torniamo al nostro tema principale, che è il tema di questa fondazione Comunità Sinistra e Piave. Cos'è che fa molto, abbiamo detto all'inizio, ma torniamo un attimo sui contenuti di questa... Noi chiaramente l'utilizzo di queste risorse vengono programmate in sintonia con l'ULS, logicamente, che è la depositaria di tutte le informazioni del territorio, dove ci sono le situazioni di crisi, le mancanze di supporto, le necessità, dove chiaramente non arriva più il pubblico, e quindi noi allestiamo, mettiamo in piedi, abbiamo lanciato adesso dei bandi finalizzati proprio a quei settori dove l'ULS e il pubblico faticano ad arrivare perché non ne hanno, in modo da diventare complementari, di spendere bene i soldi e soprattutto andare incontro alle parti deboli, chi è veramente in difficoltà, e quindi famiglie con problemi, giovani madri, gente senza lavoro, giovani con handicap, che la favoriamo anche l'inserimento in un lavoro, nella società, perché recuperare anche queste risorse che meritano, eccetera. Quindi è veramente, come la definisco io, una mamma buona che non dimentica nessuno e che ha veramente attenzione per coloro che sono un po' più indietro degli altri. E chiaramente per far questo lo facciamo, come dicevo, in sintonia con l'ULS, con la conferenza dei sindaci, e quindi favoriamo anche la cosiddetta messa in rete, perché è fondamentale sia per l'educazione che per la tutela del territorio lavorare in rete. Quindi la fondazione è anche un esempio di far lavorare in rete, facciamo lavorare in rete le associazioni, stiamo in sintonia con le assistenti sociali, con i comuni, con lui stessa, come dicevo, e anche con la parte economica, stiamo coinvolgendo pian pianino gli imprenditori, perché coloro che hanno la possibilità, più possibilità, possono pensare anche con un centesimo solo, ma è più che sufficiente, a queste necessità. Quanti volontari sono coinvolti in questa operazione? Ci sono oltre un migliaio. Cioè, 1000 persone coinvolte in questa operazione? Sì. Quella delle noci. Comune per comune. Quella delle noci, è una grossa ogni realtà. Comune ha il loro promoter, il loro coordinatore di associazioni, e adesso anche nei bandi daremo valore, premio in più a chi si presenta in più associazioni assieme. Torniamo al nostro titolo. Quando l'economia è generosa. Qui è senza interrogativo, direi, quando l'economia è generosa, come nel caso della latteria Sorigo. Quando? L'economia deve essere sempre generosa, sempre, sempre. Nei momenti anche di difficoltà deve essere generosa, a mio avviso. Deve essere una caratteristica, allora io la chiamo economia sociale, economia rivolta agli altri. Cioè non ci deve essere, e deve essere estesa, e quindi il modello che hanno messo a punto la Fondazione di Comunità assieme ai sindaci e all'ULS deve essere esportato, potrebbe essere come base territoriale tutta la provincia di Treviso. Giuseppe Masetta, quando l'economia è generosa? A me piace, mi ripeto, l'economia è generosa quando chi fa economia sa mettere insieme anche
l'idea, come dicevo prima, l'idea, e non è solo l'idea, è generosa non solo attraverso il centesimo della fondazione, ma è generosa anche attraverso un approccio costruttivo con i dipendenti, con le persone coinvolte, perché la generosità e poi paga anche l'azienda, come dicevo prima, perché investire sulle persone, dar prospettiva, dare entusiasmo, farli coinvolgere, crea ulteriore un bel tema che speriamo ritrattare, tornare qua per sviscerarlo per ulteriori aspetti. Ecco, noi ringraziamo Giuseppe Masetta, che è direttore della fondazione, lo dico completamente il nome, Fondazione di Comunità della Sinistra Piana, e ringraziamo Mario Della Riva, che è responsabile marketing della Terria Sorrigo. Grazie a voi che ci avete seguito. A tutti buona continuazione di giornata.